brano dei Ross, che hanno riempito della loro musica tosta, tutta batteria, voce, chitarre elettriche, la filiale di una banca. La band senese si esibita a Lecce, al Banco di Napoli, del gruppo Intesa San Paolo, dopo l'eliminazione dalla semifinale di X Factor. Siamo stati tantissimi giorni, 2 mesi praticamente rinchiusi dentro al loft e dentro questo mondo che è X Factor, e devo dire che è stato molto molto intenso, no? E stressante, impegnativo, ma ne è valsa la pena perché abbiamo imparato tantissimo e siamo cresciuti tantissimo con la nostra musica. Ad accogliere Camilla, Kevin e Lorenzo, moltissimi giovani, in uno dei primissimi live fuori dal palco del talent musicale in onda su Sky. Dal palco di X Factor a un palco più piccolo come questo, però con più intimo, ma con il contatto delle persone è molto più ravvicinato. E nessun giudice che ci guarda con la faccia. È un bel salto. Beh, comunque l'idea importante è anche sempre suonare. Esatto, no? Ci potete mettere dove volete, ci piace. Basta suonare. Basta che ci fate suonare. Forse è importante abbattere la barriera dello schermo che ci separava da tutta Italia. È sempre bello ritornare a suonare in mezzo alle persone. Ed erano tante le persone che si sono messe in fila per un autografo in una filiale che si è aperta al pubblico come fosse una piazza. È la filosofia di Intesa San Paolo che ha portato a Lecce Diamo spazio alle passioni, la serie di appuntamenti musicali dal vivo che il gruppo bancario sta portando in tutta Italia insieme ai concorrenti di X Factor dopo ogni puntata, con l'arpa di Micol Picchioni per la conduzione dello show di Raffaele Di Biase. È un modo per condividere questa filosofia e le filiali di nuova generazione coi giovani, ha sottolineato Maurizio Zanchi, direttore di area Lecce Retail di Intesa San Paolo. E tanti giovani è anche il motivo principale per il quale poi anche il secondo anno consecutivo Intesa San Paolo ha voluto essere al fianco di X Factor, proprio per valorizzare i giovani, i talenti, per valorizzare le idee, per aiutarli a realizzare dei sogni. Poi perché i giovani? Innanzitutto noi ci sentiamo una banca giovane vicina ai giovani e non a caso abbiamo anche tante iniziative, tanti prodotti proprio ideati per i giovani. Tra queste l'ultimo appuntamento di Diamo spazio alle passioni, in programma venerdì 15 dicembre a Milano, nella filiale Intesa San Paolo di Piazza Cordusio, coi finalisti di X Factor, ad esclusione del vincitore. Oh, oh, oh.